Nell'immaginario collettivo, mafia e Toscana non vanno insieme, è così? Assolutamente no. Io ho fatto una ricerca per la Fondazione Caponnetto e ho riscontrato che in questo territorio sono transitati almeno 118 clan. Cioè, che cosa significa? Che 118 clan sono stati coinvolti in indagini della polizia giudiziaria. Logicamente tutte queste indagini arrivano dalla Calabria, dalla Sicilia e dalla Campania. La mafia c'è qui in Toscana, non è che sta dietro l'uscio, è entrata, ormai ha oltrepassato l'uscio di casa e fa grossi affari. Possiamo parlare di province più a rischio e province meno a rischio? Credo che qualsiasi territorio non è più immune da queste presenze. Storicamente quelle più a rischio possono essere considerate, anche se qualcuno sostiene il contrario, ad esempio Arezzo. Arezzo ha un ruolo, io dico sempre, Arezzo è l'ombelico d'Italia, non solo geograficamente, ma anche per questioni che riguardano proprio la mafia. Eppure lì i palazzi sostengono che la mafia non esiste. Faccio riferimento all'ex prefetto di Arezzo che sosteneva questo. Però pensate che proprio ad Arezzo è nata l'ecomafia, perché i primi accordi che sono stati fatti dai casalesi, imprenditori toscani e del nord, e soprattutto dalla massoneria che faceva riferimento a Licio Gelli, sono stati fatti proprio nella villa di Licio Gelli. E le province interessate partono appunto dal nord della Toscana, da Massa Carrara, e scendono sino a tutta la Toscana. Tra l'altro, proprio sul discorso ecomafia, recentemente la Procura Nazionale Antimafia dice che c'è stata un'inversione di tendenza, e cioè che se prima dalla Toscana i rifiuti scendevano in Campania, adesso avviene il contrario. Questo lo dice il Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti e anche il sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Pennisi, che ha la competenza proprio per questo territorio.